Si fa davvero interessante la lotta al vertice nel campionato di prima categoria girone C. Le prime sei squadre del campionato vincono tutte, per cui rimangono inalterate gli stacchi. Vince bene il Real Pizzo, che nell'anticipo di sabato batte per 2-0 la Rombiolese. Vince con lo stesso punteggio il Real Parghelia sul Città di Soverato. Vince la Promo Sport sempre sabato in trasferta a Montepone, dopo che la squadra di Montepone era andata in vantaggio e poi è stata raggiunta e superata. Nella giornata di domenica vincono anche Città di Guardavalle 4-1 a Coragia contro il compressorio Coragia Catanzaro e Piscopio 4-0 sul Prasar. La sesta squadra, quella che segue ancora le altre, è il Pino Donato Taverna, che nella finale la va a spuntare sul Martelletto Settigiano per 3-2. Quindi una classifica che si vede davvero accorciata, rimane invariata, però vede sempre le posizioni di Real Pizzo a 53 punti, Città di Guardavalle, Real Parghelia 52, poi seguono Promo Sport 47, Piscopio 44 e staccata ormai fuori dalla zona playoff sicuramente la Pino Donato Taverna, che abbiamo anche detto vittoriosa. E sulla questa classifica potrà incidere certamente la partita di mercoledì, il recupero, come avevamo anche ampiamente previsto, la gara non giocata tra Città di Guardavalle e Real Parghelia si dovrà giocare. Non c'è assolutamente vittoria a tavolino per la squadra in trasferta, che pure l'aveva chiesta. Il giudice sportivo ha deliberato di giocare la partita, e solo che ha messo le condizioni di farla giocare in campo neutro e a porte chiuse. La gara si giocherà al federale di Catanzaro Sala il giorno 27 appunto, e vedremo. Intanto il bel gesto tra le due società che hanno forzato, diciamo, hanno si sono strette la mano, ecco, per finire quello che poteva essere una qualche polemica che era incominciata nell'occasione della partita non disputata. E speriamo che adesso mercoledì ci sarà la pace definitiva e che si possa giocare sul campo, e che a quel punto vinca il migliore, che potrebbe significare primo posto in classifica, perché come dicevamo, se riguardavamo il Real Parghelia 52 punti a un punto di distacco dal Real Pizzo, quindi ci potrebbe essere una mucchiata a 53 punti, come ci potrebbe essere il sorpasso del Real Pizzo da parte di una delle due che dovesse uscire vittoriosa da questa partita. Poi oltretutto ricordiamo anche che il Parghelia è l'unica delle squadre che guidano la classifica che ha già riposato, e quindi le altre dovranno farlo nelle prossime settimane. In coda da segnalare il pareggio a reti inviolate tra il Borgia e la Rosarnese, che in pratica consente alla squadra del presidente Lapiana di restare abbastanza lontana dal penultimo posto, quello che potrebbe essere intanto dall'ultimo, che in parte significa retrocessione diretta, ma anche il penultimo, che potrebbe significare non disputa del play out se ci sono i 10 punti. Per il momento sono 8 punti di vantaggio del Borgia, se avesse vinto nella giornata di oggi sarebbero diventati 10, però ancora il campionato è abbastanza lungo, ci sono ancora diverse partite da giocare, e quindi si vedrà quello che potrà succedere nel prosieguo di questo campionato. Restano in coda, perché sconfitte, il compensorio Coragia, il Prasar e il Real Veleto, che d'altra parte oggi ha riposato per il turno di sosta, e anche il Martelletto Settigiano, che in pratica è stato allontanato di un punto proprio dal Borgia, avendo perso